Per fare le orecchiette pugliesi servono farina di grano duro, sale ed acqua fredda. Per lavorarle, un semplice tavoliere di legno. Mettiamo la farina sul tavoliere. Con la mano formiamo un buco al centro. Aggiungiamo l'acqua, il sale e con le dita andiamo a mescolare, facendo attenzione di raccogliere man mano la farina esterna nei lati. Aggiungiamo man mano l'altra acqua e continuiamo a raggruppare la farina esterna. Fino a formare una specie di poltiglia. A questo punto la nostra amica Giorgi vuole imparare. Benvenga, dai, mettiamoci al lavoro. Abbiamo messo da parte la prima cosiddetta poltiglia e raggruppiamo il restante. Facciamo sempre un buco al centro e versiamo la restante acqua. Anche qui continuiamo a raggruppare. Ed insieme prepariamo l'impasto. Compattiamo adesso l'impasto, esattamente così come in video. Ben lavorato. Circa 15 minuti. A questo punto copriamo la massa con un tovagliolo e lasciamo riposare circa 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, tagliamo a fette. Con un mattarello assottigliamo l'impasto a circa un centimetro di altezza e tagliamo a tocchetti, un centimetro di larghezza. E la nostra Giorgi si diverte. Adesso tocca a Giorgi. È veramente molto brava. Eh sì. Arrotola, sì, bravissima. Taglia i tocchetti, un po' grandi, ma non fa niente. Brava davvero, sì, ha imparato abbastanza bene. Bravissima, bravissima, bravissima. Le orecchiette foggiane sono semplicissime da fare. Sono molto leggere anche. Vedete? Con il dito fare scivolare, poi girare nel dito stesso dell'altra mano. Adesso tocca alla nostra allieva. Un po' impacciata. Mostriamo nuovamente. Sì, brava, ma attenzione, non devi premere, devi lasciare libero, sciolto. Girando sul palmo della mano, molto morbido. Brava Giorgi, brava, bravissima! Bravissima! Super! E poi alla fine. Ma proprio brava, Giorgi!
Ha proprio imparato benissimo, brava Giorgi. E Dietmar che guarda, bravo anche Dietmar. Lui prepara la pancia già. Bravissima. Mamma mia! Ed ecco la nostra allieva, trionfante. Con 2 ore del suo tempo ha imparato a fare le orecchiette pugliesi fatte in casa. Andiamo a cucinare. In una pentola mettiamo 5 litri di acqua e sale quanto basta. Facciamo bollire ed immergiamo le orecchiette. Appena salgono su, le orecchiette sono pronte, già da scolare. Ma noi facciamo la prova del 9 e ne assaggiamo una. Sono pronte. Una volta scolate, le possiamo condire a piacimento. In questo caso, le abbiamo condite con un semplice sughetto al pomodoro fatto in casa. Ed ora andiamo a degustare. Voilà! Buon appetito dalla Puglia! Ingredienti per 4 persone: 500 g di farina grano duro, 2 bicchieri di acqua fredda 270 ml, 1/3 di cucchiaio di sale, 7 g circa. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao, ti aspetto!